Alcuni giovani volenterosi ed attivi hanno valorizzato una delle aree più belle del Molise, quella in cui scorre il fiume Carpino, da cui proviene il nome del paese di Carpinone. Il Molise è un luogo tutto da scoprire perché sono davvero tanti i posti suggestivi e colmi di bellezza che restano per lo più sconosciuti agli stessi molisani. Uno di questi è senza dubbio il luogo che accoglie il Viaggio del Carpino, il fiume che ha dato il nome al comune di Carpinone e che attraversa i territori della provincia di Isernia. Il Carpino e soprattutto le sue cascate, come quella dello Schioppo, stanno ottenendo finalmente il giusto riconoscimento per merito di alcuni giovani che hanno creato un impegno costante fondando un loro organismo Molise in Action, collaborando con altre associazioni e diventando accompagnatori esperti per le visite dei luoghi e soprattutto per l'attività escursionistica e di acquatrekking. Ne parliamo con due di loro, Michele Minotti e Roberta Pizzuti. Stiamo percorrendo il fiume Carpino, lo percorreremo per 1,5 km fino ad arrivare alla cascata dello Schioppo. Dello Schioppo. Andremo a vedere quello che sono gli habitat o le specie ripariali. Cercheremo appunto di salvaguardare la presenza della trota, perché la trota fario qui c'è all'interno del fiume, faremo in modo appunto di evitare di calpestarla e vedremo i mulini che a Carpinone sono sempre stati importanti sia per la produzione di energia elettrica sia per la produzione di derrate alimentari e soprattutto per cardare la lana. Anche i mulini a Carpinone erano collegati con il tratturo Castel di Sangro Lucera a 10 km qui da noi. Lo scenario è suggestivo soprattutto quando arriviamo in presenza della cascata, perché ci avviciniamo piano piano, siamo ricoperti da petasites che occupano il fiume, man mano ci avviciniamo, le petasites, sebbene il farfaraccio va via e vediamo la cascata in tutta la sua maestosità. Sono stati sempre i nostri luoghi del cuore, perché erano quelli che visitavamo anche noi da piccolini. Abbiamo voluto che tutti potessero usufruirne, diciamo, e quindi li abbiamo semplicemente resi più accessibili alle persone, rendendo più accessibili i percorsi e facendo sì che tutti possano godere di questo spettacolo. Ringraziamo tutti, tutti, veramente tutti che ci hanno dato una mano a rendere possibile questo, tutti gli abitanti di Carpinone che ci stanno dando una mano, anche un sostegno, anche solo verbale, dicendo che abbiamo fatto un bel lavoro.